Hello my loves, benvenuti al mio canale. Oggi sono di festa, vedete, perché tra l'altro il 15 di settembre noi in Messico festeggiamo l'indipendenza di Messico. Quindi appunto per quello mi vedete acconciata così, con questa acconciatura, questa maglietta, questo trucco molto bello carico, vedete? Quindi ho voluto condividere con voi un po' della mia cultura, un po' della nostra cultura messicana, molto colorata, molto allegra, come vedete sembro Chiquita Banana, però non è così, non è così! Magari per chi gli piace la pittura e tutto quello, magari avete visto già Frida Kahlo. E se no vi lascio la foto di questa pittrice messicana molto molto famosa, e vi lascio qua la foto. Vedete, anche lei porta questa acconciatura, questo tipo di vestiti, questa cosa molto molto bella, che perché lei è della regione, della zona di Oaxaca, diciamo che è un look di questa regione che si porta tuttora, alcune persone lo portano tuttora, questa conciatura è molto ricca in tradizione, molto molto bella. E la cosa triste, perché c'è una cosa triste, è che in questi giorni passati è stato colpito Messico di un gran terremoto molto intenso, e la zona di Oaxaca è stato l'epicentro di questo terremoto. Quindi adesso loro veramente stanno molto molto male, perché sono crollate tantissime case, tante famiglie sono scomparse, quindi una cosa molto triste. E visto che si avvicina l'indipendenza di Messico, che comunque sarà una festa, una festività un po' triste quest'anno, perché ovviamente è così, e ho voluto ricreare questo look rendendo omaggio a questa regione, che tra l'altro io ammiro molto le loro tradizioni, che sono bellissime. Quindi chiudiamo questo parentesi, ma se voi siete curiosi in vedere come ho fatto questa conciatura, in vedere come ho realizzato questo trucco, e magari, perché no, lo volete ricreare su di voi, allora venite con me. Le cose di cui abbiamo bisogno per fare questa conciatura è un pettine così come questo, delle pinzette sia così o in questo modello, qualsiasi questi due, delle mollettine, dei ferrettini e dei fiori. Io veramente li ho tagliati, ho comprato un rametto di questo di plastica, le ho tagliate e quindi poi andrò a metterli così insieme. Adesso la prima cosa che andiamo a fare è pettinare i capelli. Adesso quello che vado a fare è dividere così alla metà questo, tutto così, anche nella parte dietro. Prendo questa parte con una pinzetta, la divido, la sostengo così. Poi in quest'altra vado a realizzare la mia treccia. Se avete i capelli lunghi, veramente il risultato sarà molto molto meglio e bellissimo, veramente. Io ho i capelli corti, cercherò di farlo il meglio possibile. Prendo una molletta così normale e faccio questa mia codetta così. E adesso faccio quest'altra uguale, queste due codine così. Che spirituose. E adesso prendo questo foulard, prendo la metà, che sarebbe questa qua, e lo faccio così, lo attraverso come se fosse una X, questa parte qua. Poi faccio questo, faccio il giro e lo stesso. Ups, è lo stesso così, rimane così. E poi prendo due ciocche, quello che faccio è realizzare la treccia. Poi prendo una mollettina di questa di plastica e faccio questo, solo i capelli. E poi faccio lo stesso in quest'altra parte, guardate che carino! E lo leggo, leggo i capelli, questa parte.
Che carina. E adesso leggo tutto, mi giro un po', così vi faccio vedere. Leggo tutto qua sotto. A posto. Apro un po' questa parte, così si crea un po' di volume. Ed ecco qua. E adesso prendo dei fiori e cerco di incastrarli qua in mezzo, così vedete. Io ho lasciato questa foglia verde perché così le dà un po' di contrasto e non è tutto di un solo colore. Quindi ragazze, questo è il risultato dell'acconciatura e adesso passiamo al trucco. Bene, adesso già ho preparato la mia pelle, ho messo tutti i primer, crema, eccetera, eccetera. Quindi adesso vado a stendere il mio fondotinta. E adesso vado a truccare le mie sopracciglia. Ok, e adesso prendo la mia palette, questa da La De Balm. Prendo questo marrone con questi due. E questi sono i miei ombretti di transizione. E adesso da questa palette, dalla Sleek, prendo questo verde qua, che è un verde oscuro, con questo chiaro. Questi due. Ed inizio a applicarlo in questa parte dalla palpebra mobile in su. E lo stesso. Ecco qua! Verde! Poi, con un altro pennello pulito, da questa palette, Meet Matte Nude, dalla The Balm, prendo questo colore bianco e lo applico in mezzo, così. E poi prendo questa altra palette di Zoeva, prendo questo qua, che è questo più rosso, e lo applico alla fine. Ecco qua. Tra l'altro la bandiera d'Italia e la bandiera di Messico sono molto molto simili e noi festeggiamo così questo giorno di indipendenza di Messico. A noi piace tanto questi colori, cioè le cose colorate, come potete vedere. E adesso, per dare un po' più di luce, di brilli, mettiamo questi. Quindi prendo il mio primer, che è questo da La Splash. Ma se voi non avete nessun primer o qualcosa per incollare, potete mescolare la colla per le ciglia con un pochettino d'acqua, mischiate e poi con quello andate a incollare qualsiasi glitter, qualsiasi cosa di queste. E adesso quindi io prendo un pennellino come questo piccolino di setole sintetiche e vado a mettere un po' di questa colla sopra la mia palpebra, dove ho messo il colore rosso. Io vado gradualmente perché poi si asciuga tutta la colla o tutto il primer e poi è un macello. Vedete che si vede molto, ovviamente, di più questo colore rosso. E adesso prendo questi bianchi per incollare, ovviamente, dove c'è il colore bianco. Quindi così faccio con tutti i glitter e poi alla fine vi mostro il risultato. Ecco qua il risultato di questo ombretti, di questi glitter. Quindi adesso vado a piegare le mie ciglia e ad applicare un po' di mascara e poi vado a realizzare l'eyeliner inferiore e poi prendo un po' di terra abbronzante per fare il contouring, un contouring molto molto leggero. Poi prendo il mio blush. Prendo solo un po' di illuminante, poco poco, perché questo trucco veramente non ha bisogno di un illuminante così glamour o una cosa del genere, quindi prendo veramente poco, vedete, una cosa leggera, perché ovviamente tutto il resto già è abbastanza carico. E adesso dalla Maybelline prendo questo colore rosso, che è il numero 645.
Bene ragazze, questo è il risultato, come avete visto ho incollato delle ciglia finte perché decisamente le mie ciglia sono micro piccole, quindi veramente hanno bisogno di farsi vedere ovviamente con le ciglia finte, quindi spero che questo trucco, che questa conciatura vi sia piaciuto. Ovviamente noi non è che andiamo così tutti i giorni in giro, ma in questo giorno speciale qualcuna di voi sì, perché non lo fa, perché si fanno le feste a tema messicano. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, come al solito lasciatemi pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale e passate a cliccare questo campanellino qua, perché così non vi perderete nessun video che vi caricherò. Quindi ragazzi, io vi lascio tanti baci colorati e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.